Buonasera amici sportivi, questa sera in uno spogliatoio con un grandissimo giocatore, Luca Licini. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, siamo qui e sei venuto in provincia di Varese per la partita di campionato, Laveno Sampagnano 4-4, gran bella partita, risultato giusto oppure no? Ma allora, partendo subito sotto di 3-0, è un grande handicap, quindi quando siamo riusciti a ribaltarla, arrivare al 4-3, sinceramente all'impresa ci abbiamo fatto un po' la bocca. Poi aveva chiamato i 2 minuti di recupero, eravamo ancora 4-3, quindi cioè, sarebbe stata una grande cosa. Devo dire che Laveno è partito bene, concentrato, ha fatto quello che doveva fare. Noi non siamo partiti subito pressando e quindi ci hanno messo in difficoltà. Poi hanno giocatori sinceramente che nell'uno contro uno sono molto bravi, quindi devi stare sempre attento, concentrato. Appena gli lasci 2 metri, chiunque ti salta dall'ultimo, cioè dal pivot difensivo al pivot avanzato, sono tutti bravi. Quindi è una squadra che ti mette sempre in apprensione. Allora, l'anno scorso San Damiano, stagione formidabile, campionato Coppa, quest'anno Sampagnano, sei lì molto in alto, in classifica, hai già messo un sigillo. Per caso hai intenzione di mettere pure il secondo? Forse sarebbe troppo. Già 2 anni consecutivi la Coppa è stata una bella cosa. Poi per una società come Saint Spagnano, comunque giovane, che voleva provare a crescere, ha preso 2 vecchietti come me, Sorzi, per magari portare un po' d'esperienza, e al primo anno è andata bene subito la Coppa. Abbiamo portato per la prima volta il Saint Spagnano nel campionato nazionale, siamo andati in Sardegna, è stata una bella esperienza sia per me e Sorzi, che magari l'abbiamo già fatta, ma per magari ragazzi giovani che non erano mai stati, quindi prendere l'aereo, un gruppo che va a giocare in Sardegna tutti assieme è una cosa che fa crescere. In campionato siamo ancora lì, a parte queste ultime 2 partite abbiamo avuto un po' un arresto, però l'obiettivo era, se vengono i playoff va benissimo, quindi siamo ancora lì a giocarcela. Quest'anno è abbastanza tirato, sono 8 squadre che ogni venerdì una va su, l'altra va. Mi hai anticipato, perché la domanda a seguire era, visto la tua grandissima esperienza in questa categoria e non solo, qual è secondo te a questo punto del campionato la squadra che tu vedi meglio? Sì, ormai ti conosco, ti anticipo anche le domande. Ma sinceramente all'andata, avendole viste tutte, mi aveva fatto una grossa impressione il Pavia, se devo dirlo, perché come organizzazione di gioco mi hanno impressionato, pur battendoli in campionato e nel ritorno di Coppa. Però sinceramente come gioco sono quelli che mi hanno impressionato di più. Poi le altre squadre va a serata, l'altra sera con noi l'Aurora ha fatto una grande partita, noi abbiamo fatto una grande partita col Pavia, col Videoton, battendoli in casa nostra, quindi se la squadra becca la serata giusta puoi battere chiunque, puoi perdere o perdere punti con chiunque. Abbiamo visto l'Aurora ha pareggiato col Malgrate, qua abbiamo pareggiato, ha pareggiato il Videoton, comunque mi sembra l'Aurora ha perso, cioè, è un campo ostico e difficilissimo, lo sapevamo, quindi alla fine magari è anche un punto guadagnato. Allora Luca, io ovviamente quando ti vedo sono contento perché sei un mio amico, ti faccio i complimenti per quanto hai fatto già quest'anno e ti auguro di fare comunque quantomeno i playoff, ok? Grazie mille, speriamo almeno i playoff ci stanno, se arriva qualcosa in più meglio. Allora, poi prima di concludere questa breve ma significativa intervista, sei già ingaggiato per il 12 ore che farò il mese di giugno, chiaramente con Raffa. Ah sì sì, con Raffa, cioè la piscina, Raffa e la birra, quindi è il massimo del torneo. Grazie Luca, ciao. Grazie a voi, ciao.